Il dottor Salvati arrivò a Spezia negli anni 70, avendo vinto il concorso per direttore dell'azienda dei mezzi meccanici. Veniva da Salerno, ma aveva già fatto esperienza sia al Ministero che nel Corpo delle Capitanerie di Porto, e arrivava quindi con un bagaglio professionale di tutto rispetto, e infatti lo portò a vincere il concorso. A Spezia collezionò, grazie alla sua professionalità e al suo garbo, alla sua gentilezza nel porgere le questioni, alla sua capacità dialettica che non era mai conflittuale, ma cercava sempre di convincere, fu presidente del Consorzio del Bacino di Carenaggio, fu per nomina del Comune della Spezia consigliere della SALT, fu fino al 94 direttore dell'azienda dei mezzi meccanici, prima con presidente Machiavelli, poi con presidente Grassi Catapano e poi con presidente il sottoscritto. Dopodiché fu segretario generale dell'autorità portuale, dove dimostrò le sue capacità e la consapevolezza che i tempi, anche nel pubblico, non sono indifferenti. Il primo di gennaio del 95 venne costituita l'autorità portuale, ad aprile avevamo già dato le concessioni. Dopodiché nel 2005 lasciò e si dedicò alla vita privata, alla sua famiglia e a Rotary, dove altrettanto fece una luminosa carriera diventando persino governatore del distretto. Uomo di grande qualità che ha fatto grandi cose anche per il nostro porto e vorrei dire per la città di Spezia.